Maria, quindi già mi conoscono, faccio parte dell'associazione Salento Omnibus e ci occupiamo di promozione del territorio e organizziamo spesso degli eventi, le nostre visite guidate, teatralizzate, è una di queste. Abbiamo appena fatto il mese scorso un convegno sulla Otranto rinascimentale, quello che si è creato dal punto di vista artistico. Siamo presenti in cattedrale da giugno a ottobre con delle visite guidate, un servizio fisso in cattedrale con le visite guidate. Siamo anche a San Pietro, nella chiesa bizantina, e operiamo in tutto il territorio salentino. Oggi siamo qui a Casole, siamo in questo luogo che è proprio ricco, pregno di storia, e dove qui ci sono anche le nostre radici, le radici di noi gente salentina, perché poi non è soltanto una questione di Otranto, perché Casole è stato un punto di riferimento culturale per tutta la terra d'Otranto. Quando San Nicola viene creata, viene realizzata, è un'abbazia molto articolata perché non dovete pensare che San Nicola di Casole erano solo queste mura. San Nicola di Casole aveva 2000 ettari di proprietà. 2000 ettari, terreni a non finire, terreni coltivabili, terreni con vigneti, uliveti, per il pascolo, boschi per il legname, le saline di Porto Palisco, aveva più di 15 chiese alle sue dipendenze in tutta la provincia. Parliamo di Alessano, Carpignano, Martano, Zollino, Nardò, Torchiarolo, tantissime. E c'erano altre comunità di monaci che dipendevano da San Nicola di Casole. Pensate che era l'abbazia più ricca del meridione. Nel 1348 la rendita di Casole era di 600 fiorini. Nello stesso anno moltissimi monasteri non pagavano, erano stati esentati dal pagare le tasse perché erano poveri. Quelli più ricchi arrivavano a 150 fiorini, 150 a 600. Cosa significa? Che qui c'era molto molto ricco. Però diciamo che la fama di San Nicola di Casole viene legata a come fulcro della cultura greca nella terra d'Otranto. Però bisogna anche pensare ad una cosa. Il monachesimo non era un divulgatore di cultura, cioè non era quello il loro compito. Nei monasteri non c'era una vita culturale, c'era una vita spirituale, si cercava la perfezione spirituale. Dove c'era la cultura era un mezzo per arrivare alla perfezione. E non dovete immaginare uno scriptorium dell'epoca come una copisteria di oggi. Cioè, i libri non è che si facevano per essere venduti, assolutamente. Servivano per il fabbisogno interno, per quello che servivano ai monaci direttamente. Ed è un caso del tutto eccezionale e rarissimo che qui a Casole si prestavano. Venivano dati in prestito. Noi lo sappiamo perché nel famoso Tipicon che ho nominato prima ci sono state 68 prestiti, sono tutti elencati. E sono per lo più libri legati alla liturgia, ma anche altri libri, diciamo, profani, che vengono dati sia a uomini di chiesa che anche a laici, come a un giudice, a due notai, sono tutto quanto documentato. Quindi abbiamo questo centro che, oltre ad avere biblioteca, scriptorium, era anche un centro dove si studiava. Dove si poteva studiare i giovani che volevano avvicinarsi a quella che era la lingua, alla letteratura greca, alla cultura greca, al mondo greco, lo potevano fare. Ma qui non si studiava solo il greco, si studiavano anche altre lingue. Si poteva studiare le arti del trivio e del quadrivio. C'era un'apertura mentale incredibile, veramente eccezionale per l'epoca, che permetteva di avere una formazione completa. E questi giovani lo potevano fare gratuitamente. Non è la prima scuola pubblica di terra d'Otranto, San Nicola di Casole. Quindi si intravede, no, quello che era questo ambiente molto vivo, molto fervido, dove è veramente ancora quasi si può sentire, si può respirare, no, in questo luogo
quella che era la vita qui all'epoca. Di come si viveva ne parleremo tra poco, ma prima di entrare dentro volevo portarvi fuori per farvi vedere i vari cambiamenti, perché vedete questo monastero che ha avuto il suo apice nei primi del 1200 con il nostro famoso Nettario da Casole, poi subisce la distruzione nel 1480. Quando i turchi arrivarono ad Otranto, arrivarono con 150 navi e 18.000 uomini. Non è che le 150 navi si sono fermate qui davanti, cioè tutte nel porto. Quando arrivarono lungo la costa, si aprirono a ventaglio. Una parte andò a nord, Roca venne subito conquistata il primo giorno, una parte si fermò alla famosa Baia dei Turchi, una parte davanti alla città e una parte cospicua di queste navi ancorarono nella Baia del Norte. Sappiamo tutti che sono arrivati con la tramontana. Cosa c'è di meglio, di più riparato della Baia del Norte? Dalla Baia del Norte sono scesi a terra e dalla Baia del Norte c'è un tratturo, un sentiero che porta direttamente alla masseria Monaci di fronte. Per cui il primo luogo, la prima distruzione che hanno fatto i turchi è stata questa. Subito, il primo giorno, cioè la prima, come sono scesi, la prima cosa che hanno preso è stato San Nicola di Casole. Tant'è vero che il loro accampamento è quasi alle spalle. Il luogo del martirio non è dove sorge la chiesa, ma più o meno dove ci sono i cani, più o meno dove c'è, diciamo, 300-400 metri più giù, dove c'è proprio una pianura, cioè un piazzale, lì fecero l'accampamento. Loro arrivarono qui, questi monaci furono quasi tutti uccisi, si dice che uno, un padre Mauro, riuscì a scappare e che poi ritornò con la liberazione con le truppe di Alfonso d'Aragona, ma quasi tutti gli altri morirono, furono uccisi, diedero fuoco alla chiesa, diedero fuoco alla biblioteca. La biblioteca prese fuoco, quindi noi non abbiamo niente più per questo, perché prese fuoco tutto, la carta, immaginate cosa poteva resistere, niente, tutto è andato in fumo. Poi è stata ripresa, dopo i turchi viene ripresa, si cerca di tamponare i danni, ma non ritorna più il clero greco. I preti che vengono successivamente nel 1480 sono di rito latino, cioè l'estetta Casole comincia ad essere completamente dipendente dal vescovo di Otranto. E andiamo a vedere, faccio vedere la differenza. Allora, innanzitutto non esisteva questa entrata, non esisteva neanche la litoranea, non c'era. Perché l'entrata è dalla parte opposta, a ovest, e si giungeva da una stradina che passava più o meno dalla zona, dalla via delle Memorie, alle spalle dei Basiliani. Passava da lì, saliva per Torre Pinta e arrivava qui. Di questa strada un tratto è ancora presente, il resto è stato trasformato in campo coltivato, quindi non è rimasta più traccia. Se voi guardate qui di fronte, vedete subito la differenza tra una parte dei conci e l'altra. Qui abbiamo un locale più antico e qui un locale, chiamiamolo moderno. Moderno perché viene realizzato tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Ma viene realizzato sulle fondamenta però del vecchio, di quello che c'era prima. Anche se non c'è più San Nicola di Casole, buona parte di quello che è stato costruito all'epoca non esiste più la parte superiore, ma rimane la parte di sotto e si vedono in alcuni punti proprio la differenza dei mattoni dove poggia la parte nuova. Quindi già qui vediamo che abbiamo questo ambiente moderno e questo più antico. Questa parte che si è mantenuta bene perché è protetta dalla costruzione è la parte più antica, quella originale. La chiesa viene costruita nell'XI secolo. E se voi guardate, vedete questa quadratura e poi in alto delle decorazioni che non troviamo dall'altra parte, perché quella è la parte che era stata distrutta nel 1480 e successivamente viene ricostruita, perché poi nel 1527 arrivano i soldi da parte proprio di Clemente III, il Papa, che manda un contributo sostanzioso per recuperare
la chiesa e anche il convento. Quindi si fanno dei lavori di restauro. Lo sappiamo che vengono fatti perché quando poi viene qui il vescovo De Capua a fare la visita pastorale, attesta il restauro della chiesa. Quindi la chiesa viene restaurata, viene rinforzata. E questa è dalla parte di dietro. Poi adesso andiamo dalla parte interna così vediamo le altre differenze. Buon pomeriggio a tutti, è il mio turno, sono Davide e con Anna Maria abbiamo fondato l'associazione Silent Omnibus. Sono venuto a raccontare quello che offre, quello che abbiamo fatto, perché mi ha anticipato Anna Maria. E quello che devo dirvi è che non è da tutti i giorni mettere pieghe qui dentro e catapultarci in quello che era un tempo uno dei monasteri importanti d'Europa nel Medioevo. E per questo dobbiamo ringraziare anche Maria Teresa e Rocco, che ci danno questa possibilità di poter appunto ammirare il mondo di un tempo che era appunto il cenobio italo-greco, l'abbazia di San Nicola di Casole. Ma dove possiamo attingere le informazioni per conoscere la vita dei monaci casolani, come vivevano, quanto iniziava la loro giornata? A darci la risposta ci pensa il manoscritto casolano. Il manoscritto, pensate, che è stato ultimato nel 1177 da Nicola, che era il monaco e umile ecumeno di questo monastero. E diciamo che questo manoscritto, oggi come oggi, prende il nome di Codice Torinese Greco, perché si trova presso la Biblioteca Reale dell'Università di Torino. Cosa rimane di caso e testimonianza? La fortuna è stata che qui a Casole sia passato il cardinale Bessarione. Chi era Bessarione? Bessarione era un cardinale e umanista bizantino. Si chiamava Basilio. Quando diventa monaco a Costantinopoli prende proprio il nome di Bessarione. Lui poi nel 1347 diventa vescovo di Nicea e nel 1338 viene in Italia con una delegazione orientale ortodossa per cercare di unificare le due religioni. Bessarione ci teneva molto affinché ci fosse un'unica chiesa, non più due, ortodossa e latina. Proprio per questo, quando tornò in patria, venne un po' massacrato sia dal clero ortodosso che dal popolo, che non ne volevano proprio sapere di unificare le due religioni, perché a Costantinopoli avevano un bruttissimo ricordo dei crociati. I crociati che erano arrivati lì e avevano saccheggiato e distrutto Costantinopoli, quindi non volevano avere più niente a che fare con i cattolici. E quindi lui poi alla fine lascia Costantinopoli e si trasferisce in Italia. Lui aveva a cuore tutto ciò che era legato alla cultura greca, a tutto quello che, e non voleva che si andasse perso questo enorme patrimonio, e gira i vari cenobi per raccogliere i testi, almeno quelli più importanti.